45 gradi al sole a tutti. Benvenuti al nuovo video di Furby Soldato Nero e T-Nuggets, canale di DT Gamers. Oggi oggi siamo su Dragon Ball Xenoverse, l'ultimo picchiaduro della Bandai Namco della serie Dragon Ball. Non si era capito questo. Non si era capito, eh? Perché poteva essere Naruto. Sì, infatti. Oddio, si è... quello di presentazione. No, il tutorial, tipo, vai, vai. Farlo come, guardalo lì come sta già piangendo, poverino. Si sente proprio. Ma in che posto siamo? Siamo su. Cos'è questo? Namek. Sì, Namek. Namek. Sto distruggendo, ma non so giocare. Ma non ti preoccupare, tanto lì è la vita rossa. No, aspetta. Arrakur! Arrakiri! I colpi! Oh! Arrakiri! I colpi! Ma come che fai? Tipo, ah, così scatti, vai! Madonna mia, i colpi da mago, attenzione! Non so, è preso la luce divina, non lo so. Praticamente io ho iniziato. Mesciamo tasti! Guardalo, li hai schivati però. Wow, basta, l'hai ucciso 15. Si è morto. Dici che è morto, è caduto nella lava. Non lo so. Cizza. Dici che è morto o no? No. Non penso di dire. Magari ancora sopravvissuto. Non lo so. Maron no, Raren. Praticamente non ho capito cosa sia sta cosa. Cioè, se è un tutorial. Non lo so, ci sarà modo per tornare al menu principale, ma quanto bello sta ambientazione. Si è fatto bene, no? Ho fatto molto bene, cazzo. Diciamo che beh, come tutti Dragon Ball. Tutta la serie di Dragon Ball. Esatto. L'unica cosa è che, allora, com'è... che cazzo. Com'è, molti sanno, che avete letto di sicuro le recensioni, hanno finalmente implementato tutto quello che... hanno capito che cosa volevano gli utenti. La creazione di un personaggio. Ok? E si può? Sì, si può. Perché non lo facciamo subito? Perché non riesco a battere Kid Buu? Ok, allora battiamo Kid Buu e dopo diventiamo un personaggio. Che io problema non so ancora giocarci bene, eh? Sì, lo sto picchiando in acqua comunque. Infatti. Aia, ti ha. Vedi che le fa ste mosse, non so come farle. Che cosa ha fatto? Vedi. Ai. Ma tu sott'acqua riesci a resistere per sempre? Sott'acqua. Sì, penso di sì. Penso che. Sento. Perché si allunga? Ma scusa, perché cosa il boss è sempre allungato. Buh! Usi cheat tu! Saiyan. Allora, o scegliamo. Allora, come Junior. Vediamo. Ci potrebbe stare, ma non lo faccio. Clan di Freezer? No. Terrestre o Saiyan, ovviamente. Statistiche equilibrate in attacco e difesa. Laura si ricarica sola e al massimo potenza attacco. Ciao! Qui allora, noi certo siamo Saiyan. Maschio. Aspetto. Vedete, si può cambiare l'altezza. Può essere nano, medio. Alto e super gigante, mega mostro. Noi siamo alti, normali. Sì, tipo sì. Di corpo, puoi sceglierlo magro, medio, gigantesco. No, è che è gigantesco, Broly. È proprio enorme, sì. Allora, io essendo magro, dai, rispecchiamoci, siamo magri tutti e due. Testa, oddio. Che bello, fa ridere, perché questi qua sono inizi a predisposti. E certi occhi su sta faccia, come questi. Non ce li vedi? No, per niente. Vabbè, vediamo sta qui. Che poi che colore è? Abbronzato. Sì, è tipo... È tipo scottato. Sì, esatto, scottato. Molto scottato. Adesso è verde. Sembra rosa, aiutami. Dai, cazzo, ci sarà un motivo se mi chiamo Vision D'Alto. Sembra rosa questo. Cazzo, è fucsia questo qua, eh. Il colore pelle. Il colore pelle non esiste. Quello è il colore pelle. Colore capelli, ovviamente. Noi siamo... Non siamo visti. Madonna, bianco sembra saggio, ma guardate. Esatto. Rossi, quanto sono fuori. Rossi powerful, rossi in tinta con... Già gialli. Gialli. Sì, adesso verdi, intensi, blu. E così neri. Cioè, all red. Conferma. Il nostro o lo ami, perché cioè, come puoi non amare una persona così... Indietro. Nome e voce. Addirittura voce. Sto rimanendo scandalizzato. Cosa succede? Voce 7. Ma cosa sta succedendo? Dobbiamo scegliere un nome serio, ragazzi. È un nome, deve essere un nome serio. Perché noi i nomi li facciamo seri, quindi cosa proponi? Bianco Ninja. Questo è un nome serio, vostro cane. Serissimo. Questo Bianco è un nome... Ninja. Ragazzi, o sei serio o sei serio. Sei serio. Bianco Ninja, conferma. Wow.
Guardalo lì che figo che... Scompare. No, scom... Ah, sta bene quindi. Eccoci qua, vedi che siamo intervenuti nel momento giusto. Esatto. Siamo, e siamo qui. Bianconiglio vi aiuterà a distruggere il mondo, di salvare la vostra fantastica famiglia dalle mani di una brutta persona. Cioè. I'm pretty sure it's someone we can trust. Eccoci qua che entriamo in azione. Noi Bianconiglio contro Terale. Guardalo lì come. Non possiamo morire già così. No, non possiamo morire già così. Sì, vabbè. Allora. Ma loro dici che fanno qualcosa? Stanno facendo, ok. Ma perché sei da solo? Grandissimo, molto bene. Dai, sei già a metà. No, metà di tema. Guardalo lì com'è. Passiamo attraverso gli alberi. Perché noi siamo dei fighi. Giochiamo a ping pong, non lo so. Guarda, passiamo attraverso gli alberi però. No, no, è una cosa buona. Si sta un po' allentando. Si sta un po' facendo le chiappettine. Non è vero. Guarda, abbiamo metà di prana. Sì, basta. Patata. Guardalo lì come siamo forti. Siamo troppo forti per te. Di cura già morto praticamente. Sì, infatti. Ma questo non è un problema per noi. Guardalo lì come giochiamo a ping pong col terreno. Patata. Così distrugge anche l'organo, no? Me ne frega assolutamente niente. Io sono venuto qui per fare la sfida. Guardalo lì. Radish, questa è la tua ultima parola. Adesso arrivano loro due che non fanno una beata secchia. Patata. Oh, ho sbagliato. Sembra di giocare a coso. Oh no, l'ha ucciso Goku però, ti ha rubato l'uccisione. Mi hai stilato la kill. Guarda te che non la passi lì. Devi stilare le kill. Oh, però vedi come Goku muore felice. Muore felice. E noi dove siamo in tutta questa storia? Serves you right. Siamo già scomparsi. Basta, mi dice che siamo andati perché era l'ora di pranzo. Dopo tutto noi dobbiamo mangiare a un certo punto. Cioè. Bianconiglio come fa? Mi ha detto mangiare! Ma piccolissimo, ma non fa il male, ma deve morire. Ma non ti senti in colpa fare male a un bambino, dico. Non è un bambino, è un figlio. Guardalo. Spero che gli muoia la madre. Ma povero, tu sei ehi. Basta, adesso per me può morire. A parte che tipo, lui non ci fa assolutamente niente, noi lo distruggiamo con un colpo. Guarda la faccia che ha fatto, è stata epica quando è morto. Infatti. Vai. Tu non puoi più giocare a calcio! Sei un bambino cattivo, io ti devo punire. Bastardo! Come hai usato? Guarda, non siamo mica bambini come te. Porta rispetto per i Bianconigli. Esatto, ma se faccio schifo non mi ricordo più. Cioè non, sono anni che non gioco più con me. Ecco, quando hai detto faccio schifo hai iniziato a giocare bene. Quindi dillo più schifo, proprio cagliato, proprio la merda della devo della, morire. Più schifo di te non c'è nessuno, esatto. Madonna. Guarda lì come attacca, guardalo. Basta. Salute. Prova a creare un cambiamento nel frammento temporale. Allora, stai fermo. Guarda che ce l'aveva il papiro sul culo. Devi morire. Vai giù, bam bam. Ma che si fanno a fare le prese? Cioè magari c'era un tutorial prima delle prese. Wow, nel DBC, conclusione suprema. Cosa è successo? Perché ho tipo schiacciato questi due che uscivano le super mosse fighissime. Però abbiamo sbloccato, dai Vegeta Super Saiyan livello 4. Ti sbloccano Vegeta Super Saiyan livello 4. Avevo capito che non c'erano i personaggi di Dragon Ball GT. Ho visto. Ma sei in cielo, stravello. Big Bang Attack. Sei diventato straforte. Dai, proviamo a vedere se riusciamo a sconfiggerlo senza neanche perdere vita. L'ho già persa. Cazzo, lo devo stare zitto. Io non ho detto che goma, io pensavo tipo Vegeta attacca morte. Perché non ci ha tirato un calcettino lì? Vai Vegeta, sei tutti noi! Forza! Vegeta! Cioè, ma non puoi perdere, cioè Radish contro Vegeta Super Saiyan livello 4? Sì, chi vuoi che vinca? Finalmente ho provato una battaglia diversa, salute amici!
Ne abbiamo anche dei. C'è un'ultima battaglia prima dei saluti. Per, tanto per coronare bene la battaglia finale, ultra, super, mega, fantastica. Con il pubblico, fighissimo. Oh, cane di. Ma sei. Oh, allora, forse tu non hai ancora capito che qua quelli. Oh, ho schiacciato Storm per sbaglio. Cane bastardo. Dallo stadio San Siro di Milano, benvenuti in questo nuovo Goku piccolo. Patata, patata, secco. Futon. Ha preso. Metà pubblico è morto. Infatti. Ah no, ho sbagliato. Al pubblico! Ho sbagliato gioco! Ma c'è una mano al pubblico! No, che cazzo, ma ho sbagliato, no! Volevo pararti! Te la sta dando di brutto, bro! Ah! Che cazzo, no! Come vai? Super come home home! Non l'hai preso una volta che fosse una, no, sì, non l'hai preso. Va bene, non fa niente. Sulle tempistiche dei trasporti logistici e Chelsea. Ah! Bam bam bam! Non devi picchiarlo addosso però. Guarda qua, guarda qua. Bam bam bam. Grandissimo Goku! Di testa proprio. Mamma mia, la cattiveria! Ho usato il Bankai! La cattiveria! Ah no, ho sbagliato ancora anime! È stato un piacere per questa stagione, ci vediamo quest'estate, giustamente buone vacanze, sempre vi aspettiamo, sempre qui, con Bianco Miglio, Full Vision Dalton e Tinaglio, soprattutto Bianco, ma soprattutto Bianco Miglio, bello. Guardalo lì con quella faccia, da proprio con ciuffetto che gli salta fuori dal nulla, esatto. Ci vediamo al prossimo video per il canale DT Gamers, che bello. What's up?